la storia del cinema universale diventa un film. Cinema Universale d'Essé, questo è il titolo della pellicola di Federico Micali dedicata a una delle sale cinematografiche storiche più care ai fiorentini. Il film, anteprima nazionale del Festival dei Popoli 2008, racconta la Firenze degli anni 70-80 attraverso la voce di chi frequentava il famoso cinema di Via Pisana. Uno spaccato della vita delle generazioni che, sedute sulle poltroncine di legno della sala, hanno condiviso momenti particolari della vita cittadina e coltivato insieme sogni e ambizioni. Sono molto contento di aver potuto firmare un film che rappresenta qualcosa di molto privato per più generazioni di fiorentini. Diciamo che l'Universale è un cinema che fa brillare gli occhi a chi lo ha vissuto in qualche modo. Io l'ho vissuto purtroppo poco, ho avuto modo di accorgermi di quello che mi ero perso. Dal cinema di quartiere degli anni 60 alla fase di contestazione politica di fine anni 70, dai film cult degli anni 80 ai piccioni e alle vespe che passavano sotto lo schermo della sala. Cinema Universale d'Essé è un viaggio attraverso l'identità di un luogo d'incontro per i giovani di allora. Una vicenda culturale che è stata tratta dal libro di successo dello scrittore Matteo Poggi, Breve storia del cinema universale. Ho scritto il libro, da cui è stato tratto il film, ho frequentato e frequento tuttora Piazza per Vettori, Via Pisana, cioè la sede fisica del cinema universale. E non per fare il determinista positivista, cioè c'è un perché il cinema universale è diventato in questa maniera, perché comunque stava in quella via, che si tratta di un quartiere popolare, in un quartiere che era un porto della città fino al 1800, fino all'avvento delle ferrovie, per cui un posto di passaggio e come tale aperto a tutto e a tutti. La prima assoluta della pellicola sarà al Teatro Verdi il 12 novembre e rappresenta l'anteprima del Festival dei Popoli 2008, rassegna internazionale del film documentario patrocinata, tra gli altri, anche dalla provincia di Firenze. Era un buon banco di prova presentare Cinema Universale d'Essé come anteprima del Festival dei Popoli, perché essendo un film che tracciava una mappa dell'immaginario di una città e delle reazioni di un pubblico al cinema, era una speranza che si ricreasse una specie di effetto speculare, cioè a dire di riportare anche al Festival dei Popoli veramente la città a partecipare con la stessa vivacità con cui partecipava a queste proiezioni negli anni 70 e 80.